Digital Revolution per la DV italiano di Pepsi, che quest'anno ha deciso di puntare appunto tutte le risorse, la maggior parte delle risorse sul web, oltre che nei punti vendita, per il lancio della campagna Gusta al ritmo del calcio, che fa parte in realtà di una campagna globale, Kick in the Mix, già lanciata nei principali paesi europei le scorse settimane. Testimonia l'italiano è Marchisio. Perché niente TV e perché web e retail? E perché il digital? Perché decisamente sappiamo che lì sono i nostri consumatori, che attraverso il digital li possiamo fare non solo conoscere la brand, come dicevo prima, ma anche vivere un'esperienza. Oggi i nostri consumatori, quello che abbiamo scoperto, che non vogliono più un monologo, non vogliono sentire più la brand parlare da sola, vogliono interattuare, vogliono che noi anche li ascoltiamo, e noi vogliamo precisamente questa interazione, questa brand experience. Una brand experience a livello globale che italiano l'insegna del calcio e della musica. Perché? Perché abbiamo scoperto che fra le passioni principali di noi italiani c'è sia il calcio, che è molto evidente, ma anche la musica. La musica sta diventando un mezzo per vivere le passioni, per esprimersi, per anche fare uscire le emozioni più belle della gente. Oggi è una cosa che i giovani seguono molto da vicino, specialmente con il calcio. Abbiamo trovato questa piattaforma che è molto innovativa, che è abbinare il calcio con la musica. Abbiamo trovato questa soluzione che si chiama Gusta il ritmo del calcio, specialmente facendo questo anche spot di comunicazione, dove vediamo per prima volta dei superstars del football ballando e giocando al ritmo di una musica molto trendy e di tendenza. In Italia Pepsi quanto investe quest'anno in comunicazione e se i budget tengono rispetto all'anno scorso? No, gli investimenti sono gli stessi dall'anno scorso, siamo in linea assolutamente. Noi, al di là che sappiamo che questi momenti non sono facili per il nostro paese, noi siamo convinti che è il momento anche di seguire e investire, perciò la decisione, la scelta di andare più sul digitale, più sul punto di vendita, è una decisione, io direi, anche strategica, nel senso di come approcciare, come raggiungere il nostro target di una forma molto più vicina, molto più coinvolgente e molto più prossima, perché sappiamo che comunque la TV, che è un mezzo molto importante per tutte le brands, non ti lascia questa interazione che ti dicevo prima. Ti posso decisamente confermare che gli investimenti sono lo stessi che abbiamo fatto in anni scorsi. Come va il mercato appunto delle bevande gassate in Italia? Come va Pepsi, il business Pepsi, e come verrete incontro ai consumatori con iniziative nei punti vendita? Adesso sicuramente il mercato ancora deve reagire, nel senso che appena incomincia la stagione, stiamo sperando il caldo anche per approfittare che i nostri consumatori prendano delle bevande rinfrescanti, specialmente Pepsi. Noi siamo in linea con i nostri piani, siamo anche molto soddisfatti della performance di Pepsi in Italia. Siamo secondi nel mondo di canale moderno, siamo i primi nel canale di Loreca e continuiamo a crescere. Ma PepsiCo ha nel proprio portfolio una serie di marchi, per esempio Gatorade, Lipton, eccetera. Stanno per partire altre campagne globali per questi brand, insomma, quali le principali novità in arrivo? La principale novità in arrivo decisamente la campagna di Pepsi con questa piattaforma di calcio, che è molto molto importante per noi, e continueremo a puntare con Gatorade per continuare a fare crescere la brand nel mondo dello sport. Vedrete che adesso che viene anche l'internazionale di tennis saremo lì presente con il nostro testimoniale Flavia Pennetta. E in Gatorade decisamente stiamo comunicando, seguiamo con la nostra campagna di Usain Bolt, come sapete il uomo più veloce del mondo, il testimonial di Gatorade per il mondo e per l'Italia, e siamo in onda con questa campagna di TV su ovviamente i principali canali sportivi, e anche per raggiungere e essere nelle principali puntate di calcio in Italia. E siamo nella stampa, stiamo facendo un grande lavoro di stampa e di diciamo di educazione al consumatore anche sui benefici di una bevanda come Gatorade. Anche su Lipton avremo delle belle notizie, prossima settimana avremo delle edizioni
delle lattine commemorative di Lipton Ice Tea. A giugno lanceremo un nuovo prodotto che è Lipton Sparkling, Lipton frizzante, per prima volta nel mercato italiano. Questo è una grandissima innovazione, una grandissima novità, perché nel mercato italiano non esiste nessun tè freddo che sia sparkling. Sappiamo che per gli italiani veramente è un prodotto innovativo, è una grande formula, è molto buono il gusto, sarà nel gusto di Lemon Lime in lattine, specialmente dedicato come prima fase nel canale Horeca. Quali sono le vostre agenzie creative di riferimento in Italia a livello mondiale? Allora, in Italia lavoriamo con una grande agenzia a livello internazionale che è BBDO, e BBDO si incarica sia di Pepsi come anche di Gatorade, e di DB che segue due brands importantissime per noi che sono Lipton e Tropicana. E basicamente lavoriamo con agenzie tutto internazionali di grande livello e che siamo molto soddisfatti anche col suo lavoro strategico. Veniamo al business, andamento di PepsiCo sia a livello internazionale, quindi se possiamo dare un dato di fatturato globale, quali sono i principali paesi che trainano la crescita e come va l'Italia? Allora, l'Italia va molto bene, veramente siamo contenti, stiamo sperando, come ti dico, l'inizio della stagione, siamo convinti che andrà alla grande, anche con le difficoltà che abbiamo, ma fino adesso siamo in linea con i nostri obiettivi, questo è molto molto buono. Sia anche a livello globale Pepsi sta avendo una performance positiva, perciò siamo contenti a livello aziendale sia internazionale come locale. PepsiCo come compagnia fattura oltre 65 miliardi di dollari e abbiamo più di 22 brands globali che fatturano più di un miliardo di dollari a livello mondiale, e ovviamente continuiamo a crescere.